Eccoci qua. Ciao ragazzi, ciao gruppo. Siamo qui, lo sappiamo, perché Fabio ha deciso di accompagnarci in questo viaggio e ci parlerà della Race Cross America. Eccolo qui, Fabio. Ecco che arriva. Ciao Eccoci. a tutti, avete visto che bella compagnia oggi? Che bella compagnia che ho Non più io. i rulli da solo per conto mio, con un po' di personaggio. Con un po' di personaggio. Ecco Allora, Fabio, raccontaci cos'è questa gara, se si può chiamare gara, cos'è considerata? vabbè, allora, questo sicuramente vi devo premettere che io da bambino avevo il desiderio di vivere facendo sport e madre natura a livello fisico e mentale mi ha dato questa grande opportunità. E quindi io sono riuscito poi a concretizzare in buona sostanza quello che era la mia passione e il mio desiderio di realizzare la mia vita facendo quello che volevo fare. E quindi in pratica ho cominciato con la mia prima gara di ultracycling, il Giro d'Italia in tappa unica, dove venivo da un problema a un piede, perché avevo fatto una fascite plantare correndo a piedi quando facevo triathlon, e ero stato fermo un anno e mezzo, senza proprio fare assolutamente niente. Saputo di questa gara, mi sono iscritto, mi sono allenato un mese e mezzo, Cos'è quindi questa gara? Facci capire cos'è. questa gara, il Giro d'Italia in tappa unica, si partiva da Genova, dalla fiera di Genova, e si arrivava quasi fino al sud d'Italia, in Campania e giù di là, e era una gara di 1700 km non stop, quindi si partiva e si arrivava. E io, insomma, senza esperienza, ho fatto terzo assoluto, primo degli italiani, vicinissimo a uno dei più forti all'epoca al mondo, alla Race Cross America, e a Dominika Callard, che era considerato da Triathlete Magazine, uno dei 100 uomini più forti al mondo E all'epoca. No, qui che ti è venuta questa ispirazione, questa l'ispirazione mi è spinta? venuta molto prima, perché non appena avevo sentito parlare della Race Cross America, subito la cosa mi aveva attratto, senza che facessi assolutamente nulla di più. Da bambino ho giocato a calcio, magari se avessi continuato, perché giocavo molto bene a calcio, avrei avuto sicuramente una situazione economica diversa, però non ho assolutamente nessun rimpianto perché ho vissuto delle esperienze che porto La tua tuttora dentro. passione, hai seguito il cuore, le tue Esattamente. passioni. E da là in pratica, ovviamente erano tempi diversi rispetto adesso, quindi prima della crisi del 2009-2010 internazionale, la crisi internazionale, quindi da là i primi sponsor e da là nel giro di qualche anno, insomma, sono riuscito a farlo diventare la mia professione. E poi la spinta a fare questa gara che è considerata, dicono, la gara più dura e più lunga al mondo, giusto? Sì, Ecco. diciamo che Cosa ti ha spinto? Qual è la dall'Outdoors motivazione? Magazine, che è una rivista americana, forse la più importante, in una scala di valori, considerando l'ID da road, la gara con i cani da slitta e l'Ironman delle Hawaii, insomma, viene considerata la fatica in termini di fatica fisica, però poi viene considerato il fatto che l'ultracycling è una caratteristica del ciclismo dove si cerca di correre sempre ininterrottamente fino a che il tuo fisico te lo consente, di dormire lo strettissimo necessario e quindi di pedalare poi a temperature che possono andare da più 50 gradi quando, lasciata la costa della California, entri nel Mojave Quindi Desert, diamo dei a meno numeri, no? 10 Più o gradi meno. delle montagne rocciose del È un Colorado. percorso che va Dalla costa ovest alla costa est, pacifica, la costa. non è mai stato, tranne gli ultimi anni, lo stesso. Quindi si è Ok. partito di solito, si è sempre partito dalla California e si è raggiunta o la Florida o la Georgia, oppure negli ultimi 7, 8, 10 anni si è puntato verso nord perché il title sponsor, cioè lo sponsor principale, ovviamente paga perché tu arrivi, paga gli organizzatori della gara per arrivare nella città che da un paio d'anni a questa parte è Annapolis, poco prima era Atlantic City, quindi Casino, e altre volte è stata New York, e in alcune altre edizioni invece di partire dalla California si è partiti dall'Oregon, quindi in pratica sotto allo stato di Washington e appena sotto all'Alaska, insomma. Ok, quindi Quindi coast to coast, sì, la direzione è sempre dalla da costa ovest ovest alla costa all'est. est. Gli stati attraversati normalmente, poi
possono essere dai 10-11 ai 14-15, negli ultimi anni sono 12. E non a caso io nella lezione vi ho messo 12 brani che corrispondono a 12 stati. Attualmente gli stati sono la California, l'Arizona, lo Utah, il Colorado, il Missouri, l'Illinois, l'Indiana, il Kentucky, l'Ohio, la Pennsylvania e il New Jersey. Cavoli, ah, incredibile. Dicono che ci sono, c'è uno scoglio enorme, no? Perché si pedala per, dicono un tempo limite che è 12 giorni, però tu l'hai fatta in molto meno. Meno di 9, sì. Ecco, sono meno di 9. Fortunatamente uno dei pochi al mondo è l'unico italiano ad averla fatta in meno non di 9 giorni. Non è poi una gara in cui sono definite le tappe che ti devi fermare, eccetera, ma tu devi correre sempre. Viene gestita dall'atleta e dall'equipaggio in funzione della sua capacità di andare avanti. La cosa fenomenale però di questo sport, io parlo ovviamente dei top rider e quindi della gente che io ho anche conosciuto a livello umano, che ho frequentato, che ho abitato a casa loro, che loro sono venuti ad abitare a casa mia, che ci siamo allenati insieme. Per tutti questi grandissimi campioni, la cosa principale che non viene mai vista questa competizione come un qualcosa di speciale, di straordinario. Per noi è la cosa più normale che possa esistere. Per voi. Ma deve essere così a livello mentale, perché se tu pensi a quello che vai a fare, non lo faresti assolutamente mai. Perché infatti dico che uno è una gara contro i propri limiti mentali, no? Il proprio limite mentale. Lo scoglio più duro è il sonno, giusto? Perché dormi un'ora per giorno. Però parlando sempre di persone speciali, non solo per il fatto, anzi assolutamente non riferendomi al fatto che facevano questa tipologia di sport, dentro un atleta di ultra cycling, un atleta vero, c'è la non consapevolezza, volontà di dire vado a fare qualcosa che gli altri considerano speciale. Per noi è una cosa normalissima, perché è quello che vogliamo fare, e quindi la predisposizione mentale allo sforzo è completamente diversa rispetto a quella che ha un essere umano, tra virgolette, normale, che pensa che se non ha dormito almeno 8-9 ore non può andare avanti per tutta la giornata. Per i top rider si dorme all'incirca dai 45 ai 60 minuti al giorno e si pedala per 23 ore. Capisci che per noi umani è una cosa incredibile. Questa, sì, però è fatta da esseri umani, quindi vuol dire che è una cosa fattibile. È fattibile, ma si va oltre le capacità a volte umane. Quindi questo è un po' quello che chiedo, la tua motivazione nei momenti in cui avrai avuto anche tu delle difficoltà. Perché oltre al sonno c'è anche le condizioni climatiche che mi parlavi, no? E quindi si passa da 40 gradi da più 50, ecco. Allora adesso l'hanno resa un po' più semplice rispetto a anni fa, perché anni fa si partiva l'ultima settimana di luglio o la prima di agosto. Significa che dopo 70-80 chilometri lasciata la costa californiana, e quindi Santa Monica, Irvine, Oceanside, come si parte da un po' di anni a sta parte, dopo 70-80 chilometri tu entri dentro la Mojave Desert. E là adesso ci sono 48, 49, 50 gradi. Qualche anno fa, quando si partiva l'ultima di luglio e la prima di agosto, superavi tranquillamente i 50 e quindi arrivavi 121, 122 Fahrenheit, che sono 51 gradi, insomma. Incredibile. E le parti che hanno sofferto di più? Le tue parti. Quali parti? Appunto, io credo il collo, il fondello, le mani, no? Si parla di queste cose perché allora, no, pedalare per 9 giorni continuamente, dormire un'ora. Quello tra virgolette no, perché comunque il mio background sportivo viene dagli sport da combattimento, prima ancora del calcio, e poi la mia filosofia di vita è quella, anche se sembra un paradosso e un controsenso rispetto all'attività usurante che ho fatto come lavoro per 18 anni, l'ultracycling appunto, è quella di comunque curare il corpo. Io in molte gare mi sono ritirato perché fisicamente non ero al top, e spingersi oltre il limite che il tuo corpo ti dice di non andare, là significa rovinarsi. La capacità di fermarsi. Anche assolutamente sì, importante. E purtroppo in gare di quel genere capita spessissimo. E non ho mai sofferto di problemi alla schiena e al collo,
alle mani sì i primi anni, perché ovviamente per mancanza di esperienza rimanevo molto appoggiato con le mani sul manubrio e rimanevo meno nella piega aerodinamica. Dopodiché, con un po' di anni di esperienza, ho capito che bisognava fare così. Ho sempre però preparato il corpo, e quello che magari cerco di suggerire quando insegno i rulli, quando insegno comunque su questa bicicletta da tantissimi anni, ancora prima su quelle stazionarie che non si muovono, che non si tratta solo di pedalare per rimanere in bicicletta, ma per fare qualsiasi altra tipologia di sport bisogna preparare tutto il corpo. Quindi la flessibilità purtroppo è una delle cose che vengono dimenticate da quasi tutte le persone che fanno sport. Pensano solamente o a correre a piedi o a nuotare o a andare in bicicletta e non lavorano sulla quanto flessibilità. Quanto stretching fai e quanto pilates fai tu? Ecco, vabbè, dopo comunque io ho anche sempre abbinato la mia attività all'insegnamento, quindi ho sempre navigato nel mondo delle palestre da quando sono bambino. E quindi insegnando tra yoga e pilates 7-8 ore alla settimana, ho sempre tenuto flessibile e elastico il mio corpo, e tuttora continuo a farlo, insomma. Quindi è fondamentale. Ecco, un'altra domanda che mi incuriosisce molto è, parlano del team, no? Quello che ti segue, l'importanza che ha, perché comunque le fermate, il fatto di essere sempre pronto, perché devi comunque alimentarti, perché devi riposare, perché sì, bella domanda. Non deve dare problemi. Bella domanda, perché ovviamente, come succede in tutti gli sport, tra virgolette individuali, perché poi è solo un atleta che pedala, almeno nella mia specialità solo, sempre fatto solo ed esclusivamente tutto il percorso da solo, perché poi esistono anche le categorie a team, però per me quello non è ultra cycling, ma è un mio punto di vista. Diciamo che i meriti e i demeriti cadono e ricadono sulla persona che è il fulcro della cosa, cioè l'atleta che pedala, ma senza equipaggio non si va da nessuna parte. Quindi tutti i miei risultati, non smetterò mai di dirlo e non l'ho mai fatto, di ringraziare il mio equipaggio, perché è solo grazie a loro che ti portano all'arrivo. Loro sono i tuoi occhi, le tue mani, sono la tua protezione, la tua mamma, la tua famiglia. In quei momenti là sono tutto. È ovvio che devono assisterti, ovviamente nel caso mio, nel caso di atleti che hanno sempre finito la gara in 9 giorni o meno, anche meno di 8, e finendo magari in classifica entro i primi 3-5, significa appunto essere attivi e pedalare 23 ore al giorno. Quindi questi devono assisterti per tutta la durata di una giornata e della gara intera, e quindi 8-9 giorni. Anche perché insomma devono comunque andare a una velocità costante. È una roba molto complessa, perché bisogna preparare bene. Ci sono solitamente due van che seguono il ciclista. Uno lo segue uno alla volta, ma poi l'altro serve per darsi il cambio. E quindi fanno di solito turni da 7-9 ore. Poi c'è un motorhome, un camper di solito da 10-11 metri, che serve per far dormire l'atleta, farlo lavare, fare riposare l'equipaggio e poi rifornirlo delle provviste che servono principalmente all'atleta e poi a tutto l'equipaggio per andare avanti. E quindi viene gestita, c'è proprio si chiama crew chief, un capo equipaggio che regola e gestisce poi l'andamento di tutta la gara. Quindi i turni, ci si ferma in un determinato punto time station, punto di controllo, si fa il cambio equipaggio e si va avanti, quindi è una roba molto complessa. Ecco, mi parlavi tra le tue cose anche di qualche problematica che hai avuto con... Purtroppo sì, quando l'equipaggio c'è qualcuno che magari non è quello che tu ti aspettavi, e là veramente salta fuori il bello e il brutto di una persona, quando tu gli togli il sonno, gli togli la regolarità, gli scombini, i bioritmi, i giornalieri, veglia sonno, e là salta fuori la persona che uno è. E non necessariamente ci vogliono dei professionisti, tipo il meccanico professionista, il medico, il massaggiatore professionista. Solitamente le persone migliori, nella mia esperienza, insomma ne ho fatte 11 Race Across America e non è ancora finita. Le persone valide, capaci e che ti danno il supporto di cui tu hai bisogno, vengono anche dalla persona che magari non c'entra niente con il ciclismo e mai gli avresti dato 10 lire. Però magari una persona vera, una persona profonda che dà la sua anima e il suo amore per
questa cosa che una volta spiegata si è innamorata di questo progetto, di questa cosa e ti dà tutto se stesso. Quindi non smetterò mai di ringraziare tutto l'equipaggio, tutti gli equipaggi che ho avuto. Io devo i miei risultati principalmente a loro, ecco. E ovviamente agli staff medici che mi hanno sempre seguito con amore oltre che con professionalità. La forza partiamo di te, compagna, sono onorata di pedalare. Ma pensa a te, dai, tacqua musica, okay. E andiamo avanti, via.